Navigatore, bentornati ad una nuova esilarantissima puntata di Lab News. La community più popolare e popolata presenta, in collaborazione con le stelle della musica classica, la prima orchestra online, YouTube Symphony Orchestra. Fino al 28 gennaio 2009 gli utenti potranno presentare due video. In uno dovranno mostrare le loro abilità nell'interpretazione di una composizione di Tandun, creata appositamente per l'occasione, mentre nel secondo video dovranno mettere in luce le loro abilità tecnico-musicali. Dal 14 al 22 febbraio il popolo di YouTube dovrà votare il candidato migliore e i video selezionati da un'apposita giuria di esperti saranno racchiusi in un unico video. Tutti i video dei partecipanti saranno visibili sull'home page di YouTube di tutto il mondo e grazie a questa iniziativa anche talenti nascosti potranno venire allo scoperto e avere un'opportunità. Regolamento e informazioni aggiuntive sono disponibili sul canale YouTube Symphony Orchestra. La rete continua a marcare stretto il nuovo presidente degli Stati Uniti. Dopo il sito change.gov, interamente dedicato al contributo dei cittadini, lo staff del presidente ha deciso di utilizzare per tutti i contenuti digitali le licenze Creative Commons, in particolare l'Attribution 3.0, che consente di copiare, distribuire e modificare ogni materiale all'interno del sito. I guru del software libero e membri del gruppo OpenGovernment.us, tra cui Lawrence Lessig, hanno inviato una lettera aperta al presidente Obama in cui ribadiscono la necessità di rispettare tre principi fondamentali per la circolazione e la condivisione del materiale. È necessario che non ci sia alcuna barriera legale e tecnologica alla condivisione e che esista una libera competizione per creare un governo realmente aperto. Sembra assurdo, eppure i dati parlano. In Italia la diffusione di internet tra le famiglie è in calo ed è l'unico caso in tutta l'Unione Europea. Secondo i dati di Eurostat, nel 2008 il 42% delle famiglie italiane ha internet a casa, contro il 43% del 2007. Dato non troppo preoccupante se non fosse che nel resto d'Europa la percentuale è balzata dal 54% al 60%. Quarto